Ci voleva la F-Type, una a due posti più compatta e dalla guidabilità più incisiva ed emozionale, sempre restando nei confini imposti dal DNA del marchio. Ed ecco la F-Type con passo accorciato, lanciata anche in versione coupé quasi un anno dopo la Spider. Le motorizzazioni sono le stesse della variante aperta. 3 litri V6 supercharged, sempre da 340 e 380 cavalli per la S e 5 litri V8 contraddistinta dalla sigla R, con potenza che passa invece da 495 a 550 cavalli e la coppia da 625 a 680 Nm. Minor peso, sospensioni più rigide e impianto frenante carboceramico in opzione aggiungono poi un altro po' di sapore sportivo, ove mai se ne avvertisse la necessità. Ma con la carrozzeria chiusa, l'inglesona ci guadagna? Molto probabilmente sì, grazie alla riuscita opera di design che ha mantenuto una perfetta armonia delle forme. Con un padiglione elegante e spiovente e l'ampio lunotto racchiuso nel portellone, la F-Type Coupé diventa una delle sportive più belle sul mercato. Perfetta fin nei particolari, offre dettagli molto pensati, come ad esempio il tetto che si può avere in alluminio o in vetro. Adeguati al lusso, prestazioni e classe, però, anche i prezzi, che vanno dai 67.000 euro per la F da 340 cavalli, la più spartana, fino ai 103.700 della R, che di cavalli ne scatena più di 500.